Ed ora andiamo al Friuli di Udine per Udinese Empoli, Massimo Barchesi. Buonasera dallo stadio Friuli, un cantiere aperto in fase di ristrutturazione dopo la demolizione della curva nord della tribuna opposta alla nostra postazione. Agibili solo la curva sud e la tribuna centrale per un totale di 12.500 posti. Il nuovo Friuli con 25.000 posti sarà pronto a fine 2015. Ma veniamo alla partita che avrà come grande protagonista Totò Di Natale. È la sua notte, la noce del DS, come l'ha voluta chiamare l'Udinese per festeggiare i 10 anni di Di Natale con la maglia bianconera. Era il 31 agosto 2004 quando l'attaccante campano firmò il contratto con il club friulano, proveniente proprio dall'Empoli, la società che lo ha cresciuto calcisticamente. Di Natale, 193 gol in Serie A, poco fa è stato premiato con la consegna di una targa dal presidente Pozzo. Si presenta alla prima di campionato in gran forma dopo i 4 gol segnati alla Ternana in Coppa Italia 7 giorni fa. Serata anche di ritorni, quello in panchina di Andrea Stramaccioni dopo l'esperienza all'Inter e quello del neopromosso Empoli di Maurizio Sarri, che ritrova la Serie A dopo 6 anni. Per il tecnico dei toscani è il debutto nella massima serie. Passiamo alle formazioni, cominciamo dall'Udinese, 3-5-2 il modulo che prevede davanti al portiere della nazionale greca Karnezis, preferito al giovanissimo Scuffet, aggirando in difesa Ertò, Danilo e Domizia, a centrocampo Widmer, Allan, Guilherme, Badu e Pasquale, in attacco Di Natale, Muriel. Risponde l'Empoli, modulo 4-3-1-2, in porta Sepe, in difesa Laurini, Tonelli, Rugani e Isai, a centrocampo Vessino, Valdifiori e Croce, in attacco Verdi alle spalle di Tavano e del giorgiano Michelizze. Arbitra Di Bello di Brindisi all'ottava direzione in Serie A. A Udine il cielo è nuvoloso, clima mite, temperatura di 22 gradi. Sugli spalti presenti circa 7.000 spettatori, una cinquantina dei quali giunti da Empoli. A te Corsini. Guilherme al volo, gran parata distinto da parte di Sepe. Poi lo stesso estremo difensore dell'Empoli va a recuperare il pallone dopo un tentativo di Badu. Prima palla a gol per la formazione di Andrea Stramaccioni al 14°, la gran conclusione al volo del brasiliano Guilherme, uno dei volti nuovi di questa Udinese, ha calciato a botta sicura, distinto con il piede destro, è stato molto bravo l'ex portiere dell'Anciano Sepe a respingere la conclusione del centrocampista brasiliano. È comunque un Empoli spigliato in questa prima fase della partita. Poco fa al 12°, Laurini ha creato il panico all'interno dell'area di rigore friulana con una sua incursione cross basso all'interno dell'area di porta. È stato bravo Ertò ad allontanare una minaccia assai pericolosa, quella portata da Laurini. Siamo al 14° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 fra Udinese ed Empoli. Reggio Emilia, 35 secondi al 45°, 0-0 fra Udinese e Empoli, ma sta giocando decisamente meglio la formazione toscana, che meriterebbe il vantaggio per il gioco prodotto fino a questo momento e per le occasioni. Ce ne sono state altre due nel periodo non collegato, nello spazio di 120 secondi al 41°. Danilo ha salvato una situazione critica per la difesa friulana, è intervenuto a 8 metri dalla porta. E c'è subito il pareggio. Sì, grazie Russo, dicevo, dell'intervento decisivo di Danilo. Seguiamo l'Udinese però, Di Natale fuori gioco. La palla in rete ma è fuori gioco. Gol annullato a Totò Di Natale per fuori gioco. Vi dicevo delle occasioni per l'Empoli al 41°, decisivo intervento di Danilo su conclusione di Verdi. Poi al 43°, cross dalla destra dell'uruguaiano Vessino, colpo di testa perentorio di Tavano che ha anticipato netto Ertò. Era veramente a pochi metri dalla porta di Karnezis, il pallone è terminato di poco a lato di Natale, era in fuorigioco nell'occasione descritta in diretta poco fa. Gol dunque giustamente annullato al capitano friulano. Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Di Bello di Brindisi, mancano 15 secondi al termine del primo tempo, 0-0 fra Udinese ed Empoli. Torniamo a Reggio Emilia da Ugo Russo. Uno dei nuovi arrivati in casa blu cerchiata vista l'espulsione. Di Natale, è arrivato l'acuto di Totò Di Natale che va ad esultare nonostante il suo passato all'Empoli. Al 12° della ripresa, Udinese in vantaggio, Totò Di Natale, gol numero 194 in Serie A, Udinese 1, Empoli 0, nuovamente Palermo. Il gol non ha età per Totò Di Natale, che lo ricordiamo, errore dell'Empoli, ancora Di Natale, rete, 2-0, doppietta di Totò Di Natale, clamoroso errore della difesa dell'Empoli, un passaggio all'indietro che ha innescato Di Natale solo davanti
a Sepe, lo ha trafitto ancora con il piatto destro, 2-0 nello spazio di 4 minuti, doppietta di Totò Di Natale che sale a quota 195 in Serie A. Ma vi dobbiamo raccontare l'errore davvero clamoroso di Laurini, un passaggio all'indietro, poi stranissimo che non abbia visto Di Natale che tra l'altro gli era anche vicino. Vi dobbiamo raccontare però il primo gol voluto, costruito e finalizzato da Di Natale, un triangolo con Muriel. Di Natale ha infilato la difesa dell'Empoli e si è presentato solo davanti a Sepe, lo ha trafitto con il piatto destro, davvero clamoroso poi l'errore di Laurini che ha regalato il pallone a Di Natale, il quale ovviamente non ci ha pensato su due volte e ha trafitto nuovamente Sepe in 4 minuti, doppietta di Di Natale, Udinese 2 Empoli 0, 17 sul cronometro nel corso della ripresa Reggio Emilia. Lì ancora Di Natale che è salito letteralmente in cattedra in questo secondo tempo, un primo tempo silente, si era fatto notare solo all'ultimo minuto del primo tempo con quel gol annullato, peraltro Di Natale nell'occasione era in fuorigioco, poi un secondo tempo fantastico con l'ennesimo gol da incorniciare della sua carriera, è arrivato, lo ricordiamo, a quota 195, il suo obiettivo dichiarato è quello di raggiungere e superare Roberto Baggio a quota 205 gol in Serie A, 30 minuti, 30 secondi nel corso della ripresa, Udinese 2, Empoli 0, Reggio Emilia. Finale da Udine, Udinese batte Empoli 2-0 a Tedotto. Ci trasferiamo a Udine per la vittoria, solita vittoria firmata Di Natale contro l'Empoli, Massimo Barchesi. Eh sì, era la notte a lui dedicata per festeggiare il decimo anniversario dal suo arrivo all'Udinese e Totò Di Natale non ha tradito di fronte alla sua ex squadra, la squadra che lo ha lanciato dal punto di vista calcistico. Udinese batte Empoli 2-0, ovviamente doppietta di Totò Di Natale che ha risolto una partita molto complicata per l'Udinese, perché per 58 minuti l'Empoli ha tenuto benissimo il campo, meglio della formazione friulana, costruendo anche tre occasioni da gol nel corso del primo tempo, una traversa scheggiata di Vesino, un colpo di testa da distanza ravvicinata di Tavanno finito fuori di poco, poi nella ripresa la magia di Di Natale che ha costruito e finalizzato una splendida azione, un triangolo chiuso con Muriel, il solito piatto destro su Sepe in uscita, e poi la partita si è chiusa 4 minuti dopo con lo sciagurato passaggio all'indietro del difensore francese Laurini che anziché servire il proprio portiere Sepe invece ha innescato Di Natale che non si è fatto pregare all'interno dell'area di rigore, ancora una volta piatto destro su Sepe in uscita, 2-0 e partita che in pratica si chiude qui. Dunque inizia nel migliore dei modi il nuovo corso dell'Udinese del dopo Guidolin, prima vittoria sulla panchina friulana per Andrea Stramaccioni. Finale dal Friuli, Udinese batte Empoli 2-0, a te Filippo Corsi.